Dario D'Amato, Gabriele Galli, Edoardo Pesce, spregevole. Chi, che cosa? Rispondono quindi l'attore, il regista, l'autore. Chi che cosa? Allora, chi il personaggio dello spettacolo è spregevole sicuramente, ma obiettivamente puoi essere anche, diciamo, nel finale ci accorgiamo di questa cosa. Diciamo che può essere una sorta di richiamo a un teatro della crudeltà che c'era in un passato, che adesso un po' manca. Ma io guarda, posso parlare da attore facendolo, comunque crea uno stato di estraniamento, un po' di inquietudine, La critica perché? Per questo paese che non c'è più? Certo. tanto rispondo io, se facciamo, io credo che voglio raccontare un po' uno stato di coma, qualche uno stato di, diciamo, di non responsività, risposta agli stimoli di una città, ma forse anche di un paese. Probabilmente il personaggio nasce da una sensazione di disagio, di rabbia di quello che ci circonda, quindi sì, forse da questo punto di vista sì, la risposta è sì, cioè in qualche modo raccontare uno smarrimento. Ma poi io, cioè, in realtà potrei dire che mi sono un po' ispirato nel testo a cose ben più importanti, quindi Flaiano, che comunque era un uomo dentro Roma che raccontava con le fandezze ma anche con grande tenerezza, che il personaggio poi alla fine, secondo me, questo vuol dire anche Gabriele, che ha lavorato la regia, è malinconico, c'è tanti momenti di fragilità che escono fuori e speriamo che si vedano questi alti e bassi, diciamo, di livello. Quindi la rabbia per Roma è la rabbia dell'amante che ha La tradito. rabbia è, no, la rabbia credo che sia per me, la rabbia è la rabbia di qualcosa che sta succedendo alle mani, qualcosa che ti crolla. Il personaggio aspetta che qualcosa che stia per succedere, del resto comincia con una cosa abbastanza forte già dall'inizio e si capisce che lui sta espiando qualcosa di cui ha colpa lui. Quindi nell'espiare c'è un'attesa. Il teatro rappresenta un momento qui e ora, cioè un'attesa di qualcosa che sta per accadere. Accade in quel momento, però un po' lo purifica il personaggio, credo. Sì, secondo me il personaggio durante tutto lo spettacolo racconta qualcosa che nessuno vuole sentire perché nessuno vuole guardarsi dentro, poi però quando lo sente raccontato dalle parole dell'attore ne ride anche, a volte forse potrebbe pensare di essere d'accordo, e poi quando però si vede sbattuto in faccia cosa vuol dire essere spregevole, chiaramente ha una reazione dura che può essere di sconcerto, di paura, non so, insomma, è questo secondo me il bello di questo testo, che può far parteggiare per il personaggio, per quello che è spregevole, perché la morale, seduto insomma in sala al buio, magari si abbassa un po' il livello del politicamente corretto, aspettando il finale dove viene sbattuto in faccia quello che è stato detto fino a quel momento, e quindi si vede se c'è la coerenza dei propri pensieri. Ma insomma c'è rabbia C'è rabbia, verso questo tanta. paese. Sì, un po' di sgomento, un po' di rabbia. Non lo so, io sono un esecutore. No, no, ti astieni. Sì, ma stai. Grazie. Grazie.